Uno schianto tremendo quello avvenuto durante la serata di ieri sulla strada provinciale Copertino-Monteroni, che ha visto coinvolte due vetture. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro, ma con ogni probabilità del caso sembra che i principali motivi siano rintracciabili nell'asfalto reso impercorribile dalle piogge di questi giorni, unitamente al freddo gelido. Tutte le persone all'interno delle auto sono rimaste ferite, per fortuna però non gravemente. Primi bilanci parlano di un trauma cranico per due passeggeri, mentre un 60enne salentino riporta anche egli un trauma a causa del botto, ma sul corpo. Tutti e tre sono stati trasportati dai sanitari del 118 presso l'ospedale San Giuseppe di Copertino. I rilievi del caso ora sono al vaglio dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile. Il PD fa quadrato attorno a sé e tira le somme di un 2014 che lo ha visto protagonista. In primo piano nelle scelte di un governo che a febbraio ha avuto la scossa dettata da Matteo Renzi, divenuto premier all'improvviso. A maggio poi, grazie alle elezioni del Parlamento europeo, il Partito Democratico si è consolidato come partito di maggioranza in Italia. Due onorevoli salentini, Teresa Bellanova e Salvatore Capone, hanno beneficiato di questi cambiamenti e sono divenuti parlamentari, ruolo che gli ha permesso di dire la loro su molte delle scelte che il governo ha fatto negli ultimi mesi. Soprattutto sul tema del lavoro si è soffermata l'onorevole Bellanova nella conferenza con cui stamattina ha voluto salutare un 2014 impegnativo per dare il benvenuto ad un 2015 che si preannuncia scottante, ma che non deve spaventare nessuno, soprattutto, come da lei stessa dichiarato, chi ha voglia di fare per cambiare questo paese. Con una doppia seduta al comunale di Squinzano, incentrata principalmente su nozioni tattiche, è proseguita ieri la preparazione dei giallorossi agli ordini del nuovo tecnico Dino Pagliari in vista della sfida contro la Vigor Lamezia. Al mattino i calciatori sono stati divisi in due gruppi che si sono alternati in un lavoro atletico e tattico. Nel pomeriggio si sono svolte una serie di esercitazioni con partitella finale a metà campo. Sempre assenti Bogliasino, Felipe Gomes e Manini, ha svolto lavoro personalizzato di Iniz. Stando alle prime impressioni, sembra che il neo allenatore dei salentini possa proseguire sul tracciato tattico lasciato in eredità da mister Franco Lerda, ovvero un 4-2-3-1 che in fase difensiva scalerebbe a 4-4-2. Oggi in programma un altro allenamento, sempre a Squinzano.